Sono davvero tante le stelle di questa edizione della Berlinale. Robert Pattinson, ve lo ricordate in Twilight, Isabelle Huppert, e poi Rosamund Pike, le nostre Valeria Golino, Alba Rohrwacher, ma ci sono anche le shooting star, quelle stelle che sono praticamente sulla rampa di lancio. Vengono da tutti i paesi d'Europa e per l'Italia c'è Matilda De Angelis. Ha già lavorato con Stefano Accorsi, con Alessandro Gassman, ed è davvero il caso di dire che lei va veloce come il vento. Quando ho delle giornate libere mi piace, perché condivido anche con il mio ragazzo questa passione per l'arte. Ci piace andare in giro per musei, ci piace andare a vedere magari un film il pomeriggio, che è una cosa molto carina, molto romantica. Io sono una sportiva, quindi vado in palestra assolutamente 3 volte a settimana, per me è una cosa vitale. Magari prendo la chitarra e scrivo qualcosa. Mi piace cucinare, quindi quando posso mi metto a fare 1 chilo di ragù e poi lo metto sotto vuoto, insomma, è abbastanza normale. E su questa passerella in questi giorni è passato anche un attore che è un sempreverde, Rupert Everett. Ve lo ricordate in Cronaca di una morte annunciata e Dylan Dog? Adesso è niente po' di meno che Oscar Wilde, in un progetto che ha fortemente voluto e di cui il regista è anche interprete. Il film si intitola The Happy Prince, il principe felice. Il titolo è ironico perché appunto ci racconta gli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, diviso tra la sua famiglia, insomma una vita decisamente complicata e anche forse un po' dissoluta. Un film che è stato girato anche in Italia, ha un grande amore Rupert Everett per il nostro paese, infatti sta girando in Italia anche Il nome della rosa, come ci dimostra questo cappello che insomma non è legato soltanto al freddo di Berlino. So che lo parli perché un po', e dai, sei venuto a Roma un sacco di volte. Faccio un piccola cosa. Prova quello che proviamo, viene, quello che qualche viene. Riposte, okay. Ma non lo so. The end is nigh. Oscar Wilde, really, and the story of Oscar Wilde's... Per me la storia di Oscar Wilde, ci racconta Rupert Everett passando dall'italiano all'inglese, è sempre stata fondamentale. Oscar Wilde è stato in qualche modo assassinato dalla società. Il film, aggiunge Rupert Everett, ci mostra un uomo che si abbandona, che si lascia andare quando dopo la prigione torna da Lord Alfred Bossi. È anche molto importante l'Italia in questo film, lei la conosce bene. L'Italia, ci racconta Rupert Everett, è molto importante per questo film. Abbiamo girato a Napoli e nell'Italia centrale, quindi ho vissuto a Napoli per un periodo ed è stata davvero un'esperienza entusiasmante. Anche la cultura italiana, aggiunge Rupert Everett, è pazzesca. E mi influenza da sempre il lavoro di Visconti, De Sica, i registi italiani degli anni 60, 70 e 80. Ho lavorato in Italia con Francesco Rosi, con Giuliano Montaldo, con Michele Soavi. Devo dire, conclude Rupert Everett, che l'Italia è stata fondamentale nel mio processo di sviluppo. E Il nome della rosa. Il nome della rosa. No. Ma Berlino non è soltanto il cinema del presente, ma anche quello del passato, fatto di miti praticamente senza tempo. Intanto vedete, mi sono venuto a mettere vicino alla stufetta perché fa un discreto freddo. Berlino ricorda Romy Schneider, un'attrice senza tempo, e lo fa con un film in cui a interpretare Romy Schneider è un'attrice tedesca che è praticamente uguale a lei. Ci racconta questo film il dramma di essere sempre identificata con la principessa Sissi, e 3 giorni nella vita di questa attrice, quando era già quasi alla fine, in cui rilascia un'intervista a Stern che ne mette a fuoco tutta la fragilità, insomma il dramma del suicidio del marito, la tragedia incombente per la morte che sarebbe poi accaduta del figlio. Un'attrice che ricordiamo con tanta nostalgia e che rivive oggi grazie a questo film potente.